Storico barocco di Ragusa Ibla, Piazza Duomo 8. Trovate amici, consueto appuntamento con l'Indice. Come abbiamo fatto nel passato, ogni giorno parlavamo del freddo, non possiamo continuare a parlare del caldo ogni giorno, però sappiamo che farà caldo, che siamo sui 35-36 gradi e che forse questo weekend sarà davvero il primo weekend come si deve, che potrà servire a testare alcune realtà che sono importanti nei servizi delle spiagge. Ne abbiamo parlato ieri con il sindaco che dice stiamo facendo delle nuove docce e compagnia bella. Ecco, la domenica, questa prima domenica dovrebbe servire proprio a testare veramente se tutto funziona, la questione delle alghe, ma ne parleremo dopo. Allora andiamo a parlare invece di una questione che riguarda l'economia, perché siamo tutti un po' preoccupati, dice l'Eurogruppo all'Italia. Ora io dico, l'Europa a noi manco ci calcola, siamo sempre stati molto defilati, nel senso sì che abbiamo notizia di quei migliaia di miliardi di milioni di euro che vengono dati all'Italia, per inciso, dobbiamo anche dire però che se noi pigliamo 1 miliardo ne diamo due. Ah, questo perché per stare nella Comunità Europea bisogna pagare tanti soldi che poi vengono ridistribuiti in base agli obiettivi. È chiaro che se il paese che sta benissimo ne piglierà meno, il paese che ha più problemi ne piglierà un po' di più, i famosi obiettivi. Allora, cosa dicono per quanto riguarda la nostra situazione economica? Perché sapete, sembra una stupidaggine, ma abbiamo fatto crescere il debito pubblico dello 0,7, che attenzione, lo 0,7 sono un bel po' di soldi, che aggiunti a quelli precedenti andiamo a superare quella famosa soglia che cos'è il 3%, che naturalmente ha fatto girare le cose alla Comunità Europea. E dice, no? Il governo ha più o meno una settimana di tempo per rispondere ai dubbi dell'Europa sui conti, portando nuovi elementi che ha promesso e quello che è venuto fuori da questi incontri che ci sono stati. Poi la Commissione ha bisogno di tempo per validare i nuovi dati prima di preparare la raccomandazione di apertura, eccetera, eccetera. Ora, sulla situazione europea, devo dire, si gioca anche molto della politica nazionale ma anche locale, questo è anche vero. L'economia, e anche al Consiglio Comunale di ieri è stato argomento soprattutto quelle che erano le infrazioni, perché noi facciamo le infrazioni a livello Europa, ma poi abbiamo anche le infrazioni a livello locale, per esempio quelle che la Corte dei Conti ci richiama. Allora, andando per gradi e dando a Cesare quel che è di Cesare, vediamo questi due servizi di Pandora TV. Voi sapete, noi collaboriamo con Pandora TV e siccome si tratta di visioni nazionali ed internazionali, noi non siamo così grandi, quindi è bene che lo facciano loro. Un servizio sull'economia e un servizio sul Consiglio Superiore della Magistratura. Attenzione. Mai come in questo periodo si sta mettendo in dubbio la, come la posso chiamare, l'onestà mentale, no? Mentale, quindi la libertà mentale di una parte della magistratura. E questo fa pensare moltissimo, perché se non possiamo fidarci dei magistrati, siamo fregati. Allora, sentiamo questo servizio e poi rientriamo parlando di altre cose.
Accolgo con favore gli impegni di Tria e Conte, ma ci servono più dati, più impegni, fatti e misure necessarie. I conti devono tornare. Così ha esordito il commissario agli affari economici Moscovici, che ritiene giustificata una procedura di infrazione per deficit eccessivo, potenzialmente pronta a partire dall'8 o 9 luglio. Per evitarla, aggiunge, dobbiamo assicurare che le regole siano rispettate nel 2019-2020. Parole simili anche dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, per cui Roma è invitata a prendere le misure necessarie per rientrare nel rispetto dei parametri europei. Ottimista il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che già prima dell'incontro con Moscovici in Lussemburgo commentava: la Francia e tutto l'Eurogruppo hanno invitato ad andare avanti nel dialogo. L'Italia non ha bisogno di manovre correttive, non è nell'interesse né di Roma né dell'Unione Europea. E precisa: anticiperò i nostri programmi per questo e l'anno prossimo. L'unico problema è che, poiché siamo a metà anno, non ci saranno documenti nuovi, ma dobbiamo dimostrare quello che stiamo facendo. La Commissione europea chiede un'azione concreta, ovvero dimostrare che possiamo arrivare ad un abbassamento previsto del deficit di 0,2 punti in meno. Interpellato sui minibot, Tria li bolla come cattiva idea, riecheggiato dalla direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che aggiunge: l'Italia dovrebbe trovare il coraggio politico di attuare le riforme che liberino il genio italiano. Il Consiglio Superiore della Magistratura non si scioglie. Ci saranno invece elezioni supplettive solo per i due PM dimissionari, Luigi Spina e Antonio Lepre, previste per ottobre. Questa è la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha respinto le richieste di scioglimento dell'organo, sottolineando la necessità di cambiarne le regole per le elezioni dei membri. Si volti pagina rispetto a quello che è successo, restituendo alla magistratura indipendenza e prestigio, dicono fonti del Quirinale. Intanto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, in linea con il provvedimento del procuratore generale della Corte di Cassazione, ha avviato l'azione disciplinare verso i cinque consiglieri, già autosospesi, che in incontri segreti avrebbero discusso di nomine nelle procure con l'ex ministro Luca Lotti, braccio destro di Matteo Renzi, è rinviato a giudizio per Consip. Da Facebook lo stesso Lotti parla di montagna di fango, nonché di strane e fantasiose letture dei fatti e pezzi di frasi captate durante alcuni incontri. Imbarazzo in casa PD. L'ex primo ministro Paolo Gentiloni fugge alle domande, mentre il segretario Nicola Zingaretti cerca di difendere il suo partito. Ogni processo sommario, celebrato sulla base di spezzoni di intercettazioni, va respinto. Il PD non ha mai dato mandato a nessuno di occuparsi degli assetti degli uffici giudiziari. Bene, se avete sentito, dunque questa storia dell'Europa, lo sapete come va, stiamo a vedere che succede, una procedura di infrazione ci farebbe molto male. Per quanto riguarda i magistrati, invece, ecco ora avete visto la sostituzione, ma anche alcune cose che ci erano sempre sembrate alla base, che so, il caso Falcone e Borsellino, no? Ora sta accadendo che ci rendiamo conto che Falcone era stato comunque messo da parte, era stato ostacolato sapete, la procura di Roma, compagnia bella, e in mezzo ci sono anche dei magistrati che sono stati richiamati, si tratta di calunnia, ma calunnia che poi però era servita a rallentare alcune indagini, magistrati che noi conosciamo, che sono stati a Ragusa e che ora sono a Catania. C'è questo, allora, se in un paese importante come l'Italia non ci possiamo fidare della magistratura, siamo nei guai. Già oggi devo dire che il modo di dire comune è che la magistratura ai tempi che ha, su tutti gli stessi, queste cose si dice. Però sappiamo che uno le dice, ma poi in verità non sono così. Invece, qua ci stiamo rendendo conto
che ci sono delle connivenze. Dice: abbiamo scoperto l'acqua calda, l'ho detto anche l'altro ieri, abbiamo scoperto l'acqua calda, ma purtroppo quando le cose si dicono ma non hai delle prove è un fatto, quando invece si dicono le solite cose e incominciano ad esserci prove siamo veramente rovinati. E certe, si capiscono certe cose, si capiscono perché a Roma succede questo, perché a Catania succede questo, perché a Palermo succede questo, si capisce. Dice: ma sai, l'uomo, il giudice è un uomo, quindi anche l'uomo può sbagliare. Beh, ma se sbaglia l'uomo a cui io affido la mia vita, oggi non c'è la pena di morte, ma affido la mia vita, la mia fortuna economica, la mia situazione, e quello è, non può andare. Quindi speriamo che il presidente sia, da presidente del CSM, sia quello che deve essere e metta freno a qualunque ipotesi. Allora, dicevo, ci sono quelli che sono più furbi. Ora stanno facendo addirittura, ma è vergognosa anche questo, per i furbetti del cartellino stanno facendo che non si passa più il badge, ma addirittura c'è il controllo dell'iride. Sembra che andiamo alla Banca d'Italia nel cavò e ci fanno il controllo delle impronte digitali. Questo per eliminare il furbetto del cartellino che va avanti e indietro. Ma come eliminiamo i furbetti dell'amministrazione? Ieri in Consiglio Comunale, senza offesa, io oggi dovevo intervistare Giovanni Iacono, che però era a Roma, vediamo se lo possiamo fare domani, lo dovevo anche per telefono, poi ha preso l'aereo, non ce l'abbiamo fatta. I furbetti dell'amministrazione, vi dicevo, spesso ci sono delle situazioni che sono fantastiche, si fanno operazioni incredibili. Ebbene, ieri il 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, aveva tentato in più modi di non far discutere questa questione del richiamo della Corte dei Conti sull'operato nel passato dell'amministrazione comunale di Ragusa, l'amministrazione del tempo di Piccitto. E ci sono stati vari tentativi di depistaggio, diciamo, comunale, cioè nel senso che alcuni ritardi, ci siamo, non ci siamo e qua là. Alla fine però anche le pregiudiziali non sono state accettate e quindi il Comune di Ragusa ha diciamo, evidenziato per la difesa della cosa pubblica, quindi della città, ha evidenziato le difficoltà che ci sono, pur che chiedeva la Corte dei Conti, pur facendo notare che c'era stato un uso sconsiderato, come per esempio dice Giovanni Iacono delle royalties, che devono essere usate per lo sviluppo, per la ricerca del lavoro, per l'ambiente, ma invece sono stati utilizzati, come ha detto Giovanni Iacono ieri in Consiglio Comunale, per la spesa corrente, che vuol dire che non è che si fottiano i soldi, ci mancherebbe altro. Ma sono stati utilizzati per pagare le cose normali che con le royalties non si può fare, e questo non è bello. Come pure uno dei revisori dei conti, si chiama Cicerone, ha raccontato una cosa in Consiglio Comunale che riguarda l'uso sbagliato di alcuni metodi, come vi dicevo ieri. Ve ne racconta uno, questo metodo, dura 3 minuti questa intervista, questo dichiarazione in consiglio, ma chi gliel'ha fatto fare questo metodo? I funzionari del comune di Ragusa, quelli che c'erano prima, di chi sono? Dipendenti del sindaco che c'era prima, ma questi funzionari dell'amministrazione sono dipendenti del comune o del sindaco? Perché se sono del comune certe cose non potrebbero farle. Sentiamo cosa dice uno dei revisori dei conti del comune di Ragusa. Ragione corte, è stata utilizzata l'anticipazione e non è stata, come dire, correttamente contabilizzata, però è stata contabilizzata non correttamente nei capitoli di riferimento, ma è stata contabilizzata. I revisori dei conti, e questo purtroppo è un dato molto grave che il Consiglio Comunale deve avere ben chiaro, stiamo attenti, perché la relazione dei revisori dei conti è molto preoccupante per l'ufficio. Interviene dopo, interviene alla fine del mese, il 30 maggio, perché i revisori dei conti rispondono ad una richiesta specifica della Corte dei Conti di relazionare direttamente al procuratore capo della Corte dei Conti. Bene,
Il revisore dei conti vanno oltre a quello che ha fatto l'ufficio, non si limitano a guardare le carte del bilancio, ma vanno direttamente presso l'istituto bancario e chiedono: guardi, ma oltre a queste anticipazioni contabilizzate e contabilizzate male, c'è stato uso di anticipazione da parte del comune per quell'anno, per il 2015? E la banca risponde sì. Dice: c'è stata una contabilizzazione dell'operazione? E la banca dice no, abbiamo contabilizzato a saldo. Sapete che significa contabilizzare a saldo? Che io ho un'anticipazione, siccome rientro dall'anticipazione non faccio vedere il movimento. Questo non è possibile. Nella finanza pubblica le compensazioni di partito sono vietate per legge. Sapete che cosa può succedere? Così diciamo, ce lo diciamo tutto in questa sala, al di là poi della necessità e indispensabilità di tutelare la struttura e il comune di Ragusa nell'atto della relazione, prima fra tutti da parte di questa direzione. Succede il fatto che mentre quello che giustificavamo prima era semplicemente una errata contabilizzazione, però le operazioni erano iscritte in bilancio e quindi tutto sommato abbiamo detto: ci scusi, abbiamo sbagliato, non dovevamo utilizzare questi capitoli ma quest'altri, ma sono rilevati. Quello che hanno detto invece i revisori dei conti è che c'è stata una movimentazione che non ha trovato capienza nel bilancio, quindi il bilancio manca, secondo me, e spero di sbagliare, manca di un requisito importante che è quello della veridicità e completezza, perché non registra tutte le operazioni contabili di quell'anno, perché le operazioni non sono state registrate. Alla luce di questa intervenuta indagine fatta dal Collegio dei Revisori dei Conti con una relazione di 3 pagine, perché le altre 47 che lei si è visto sono semplicemente copie dei mandati e copie delle reversali di quanto già messo dalla direzione tra le misure correttive, quindi sono atti comunali semplici, e alla luce di questo si ritiene di integrare con la relazione dei revisori le misure correttive, andando, come dire, a meglio specificare la fattispecie che è successa sull'anticipazione di tesoreria e fare propria, anche con un emendamento da parte dell'amministrazione, e fare propria la relazione dei revisori. Ma devo dire che questo è uno dei punti di maggiore preoccupazione rispetto a tutti gli altri, perché mentre su tutti gli altri si possono intervenire con misure correttive, si può intervenire dicendo ho sbagliato e potrò non sbagliare e non rifare, su questa fattispecie c'è un anno che non ha registrato tutte le operazioni contabili che si sono avute. Non so la Corte dei Conti come registrerà, diciamo, la fattispecie, ma questo è la ricostruzione di tutto. Ecco perché l'atto era perfettamente completo, le misure correttive il 23 maggio e tutto. Intervenendo successivamente un atto del Collegio del Revisore dei Conti che autonomamente era chiamato a fare un'indagine, è chiaro che l'amministrazione oggi ne prende atto, fa un emendamento e intende inserirlo. Solo questo, senza nessuna polemica. Assolutamente. Collega, non possiamo fare il dibattito, è intervenuto, magari pensiamo. Questa è Teleiblea. Mare, profumo di mare. C'è più gusto nei piatti del ristorante Il Delfino, lungomare Andrea Doria, Marina di Ragusa. L'anima della cucina mediterranea rivisitata dall'esperienza dello chef Vincè. Il vero sapore di mare nelle sue specialità che potrete apprezzare meglio stando comodamente seduti sulla terrazza sul mare. E i vini sono tutti dal territorio. Ristorante Il Delfino, dove le ricette sono tutte a base di prodotti locali e di pesce rigorosamente nostrano. Ristorante Il Delfino, lungomare Andrea Doria, Marina di Ragusa. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare. L'elegante e storica Villa Boscarino Hotel è ideale per rendere indimenticabile il vostro soggiorno nel cuore di Ragusa. Le diverse tipologie di camere, arredate con elementi di pregio e uniche nel loro genere, offrono comfort e si adattano ad ogni esigenza della clientela. Vivi l'esperienza di un soggiorno nella suite di Villa Boscarino,
l'unica con grande vasca a idromassaggio, da dove è possibile percepire la vastità del parco di 2000 metri quadri provvisto di centro benessere e piscina jacuzzi. Degusta la ricca colazione a base di prodotti locali servita nell'antica cappella che conserva stucchi da autentiche incisioni in latino. Villa Boscarino Hotel, un connubio perfetto tra storie e design al servizio dei suoi ospiti. Villa Boscarino Hotel, via Muratori 63, Ragusa. Costituita nel 1969 per la salvaguardia degli interessi professionali degli imprenditori edili, l'ANCE di Ragusa è da sempre impegnata nello sviluppo dell'industria edile e nella qualificazione tecnico-professionale delle imprese del settore. L'ANCE fornisce ai soci specifici servizi per superare le difficoltà che quotidianamente le imprese edili sono costrette ad affrontare. Entrando a far parte della grande famiglia degli imprenditori edili e dei costruttori, potrai contare su 50 anni di esperienza. Contatta gli uffici dell'ANCE di Ragusa, invia una mail a info@ance.rg.it. Perfetto, avete sentito, quindi, se uno fa certi trucchetti, che attenzione, non sono irregolarità, perché tu dici, siccome sono fatto prestare i soldi, ce li ho rimessi, ma che cosa c'è di male? Non può funzionare così, capite? Quindi bisogna capire come le utilizzate e come ce le hai rimessi. Tutto questo è stato evidenziato, comunque in Consiglio Comunale la questione dei 5 anni precedenti se ne è discusso, nonostante i tentativi più volte da parte delle opposizioni, che prima erano maggioranze, di, come possiamo dire, un po' insabbiare la questione. Ora, io sono convinto che molti consiglieri comunali 5 anni fa manco sapevano, o meglio, nei 5 anni precedenti manco sapevano dove stavano di casa, ne escluso 2 o 3 che erano capaci e che ci sono ancora magari, quelli di prima zero, c'era gente che non ha mai parlato in 5 anni, e allora è chiaro, quelli dice, ah, abbiamo fatto così, che mi interessa cose fatte di notte, insomma, devo dire che sono stati 5 anni drammatici, non se l'abbia male Piccitto, Martorana, sono stati 5 anni drammatici in questa città. Però una cosa buona è stata fatta comunque, alcune, perché poi dice, abbiamo fatto il museo di Donna Fugata, e noi lo ammazziamo tutti dalle risate, anzi, come si fa nei film, dovremmo fare finta di vomitare. Ma la questione della spazzatura, che è iniziata tanti anni fa con grandi difficoltà, il bando, ricordo Claudio Conti all'inizio, poi Claudio Conti, perché era troppo lento in questa cosa, fu defenestrato, proprio defenestrato. Per ora proprio Legambiente ci dice che in provincia di Ragusa la raccolta porta a porta spinge la differenziata nella nostra provincia e abbiamo raggiunto in media quasi il 58%. Quindi cosa dice? Siamo a buon punto, perché dal 21 del 2017 poi siamo arrivati al 33 fino a sfiorare il 58 nel primo quadrimestre di quest'anno, tranne Scicli che resta più bassa, tutti i comuni vanno oltre o sono al 50 o vanno oltre. E poi se andate sull'articolo che abbiamo pubblicato su Retiblea ci sono anche le tabelle, lo dico per i telespettatori, le tabelle che possono vedere comune per comune. Vi posso dare alcune indicazioni, per esempio nella provincia c'è da dire che il comprensorio del Montano, quindi Monterosso, Giardadana, supera il 70%, mentre quello Ipparino ha tutti i comuni fra il 50 e il 60, il comprensorio Modicano due comuni tra il 50 e il 60, uno prossimo al 50, e Scicli che non raggiunge il 25, Scicli sono fermi, peggior comune della provincia in questo settore. Per quanto riguarda Ragusa, vabbè, si va abbastanza bene e sono 7 i comuni su 12 che già hanno una gara pluriennale, che vuol dire che hanno, perché
È chiaro, la differenziata chiede anche investimenti. Chi è che fa un investimento se non ha 5, 6, 7 anni davanti per comprare i camion? Avete visto anche da noi, molti mezzi sono nuovi, eccetera, eccetera. Allora, quindi cosa vuol dire? Che siamo a migliorare, però c'è una cosa importante, che in molte zone dobbiamo rilevare che esistono delle discariche, come si dice, involontarie, o meglio, abusive, così è meglio, e quindi dice molto preoccupante in tutti i comuni l'abbandono dei rifiuti e le discariche abusive, soprattutto in area extraurbana, davanti alla carenza o mancanza di attività di controllo e della insufficiente attività di comunicazione, e in alcuni comuni come Ragusa addirittura è scarsa. Che vuol dire? Manca la comunicazione, noi questo l'abbiamo detto, anche perché vorrei capire come si farà poi a giustificare nella rendicontazione le spese per la comunicazione, cioè la comunicazione non c'è, questo me lo chiedo e lo dico al sindaco di Ragusa. Poi mancano i controlli, perché se ci fossero più telecamere, o meglio ancora, perché gli orari sono facili a capire quando è quello che va a buttare le cose, sarebbe anche meglio. Comunque Legambiente è abbastanza soddisfatta e dice appunto che Acate al 58, Chiaramonte al 75, Comesa al 57, Ragusa siamo al 72, Pozzallo al 48, insomma sono tutti risultati positivi, e Legambiente è contentunaranne. Perché poi questa città è una città che meriterebbe molto di più, io l'ho detto, e come l'ho detto io, l'ha detto anche scherzando su questa cosa un personaggio che ora poi vi farò sentire. Si parla di Pedro Canu, che è un artista, dice vabbè, che c'entra l'artista? Allora lui è uno di quelli che nella vita scelgono di essere di un posto. Faccio un esempio, io non sono nato a Ragusa. Perché? Perché mio padre era un militare, girava, ma sono qui da quando avevo 6 anni, quindi un po' di anni li ho passati. Tra le altre cose, con origini da una parte napoletane, da un'altra parte romane, io però mi sento di essere ragusano. Allora, una cosa dove uno nasce e poi, quindi io sono un ragusano per scelta, ed è una cosa proprio perché, non essendoci nato, scelgo di dire sono ragusano. Molti dicono, oh, mio padre è di Napoli, sono napoletano pure io. No, io sono un ragusano per scelta e per convinzione. Ora, questo artista, che è un uomo che è nato in Spagna, quindi un uomo del sur, ve lo sentirete, perché in Spagna si dice sur, il sud è il sur, un uomo del sur ha deciso di convivere fra Matera e Ragusa, due città molto simili, questo sì, molto simili, intanto perché sono al sud, intanto perché sono la pietra, un modo di parlare della pietra e di far parlare la pietra che è solo di queste città. E poi il fatto che, come dice Pedro, Ragusa merita di più, perché Matera hanno avuto questo colpo di fortuna, nella vita bisogna avere anche fortuna, e gli è andata bene. Invece a Ragusa siamo stati sciocchi sotto un certo punto di vista, abbiamo dato ad altri la leadership nel territorio. Ora non voglio dire a Morega o a Ispica, ma la nostra leadership negli ultimi anni si è completamente persa. Non abbiamo fatto nulla per identificare la città come città della cultura, perché abbiamo speso milioni in spettacoli, spettacolini che l'allora assessore si arrecava a queste cose, ma anche ora è un bravo ragazzo, ma gli spettacoli, viene il cantante, non ce ne frega niente. Matera ha investito in cultura, ad alto livello, a basso, a medio, non importa,
ma investito in cultura. Noi ci siamo dimenticati di investire in cultura, ci siamo fermati ai blockbusters, ci siamo fermati agli spettacoli che facevano piacere a uno o più amici dell'amministrazione, ci siamo persi per strada. Oggi questa cosa deve essere cambiata, ma non si fa certo andando a ospitare Pizzarotti. A proposito di Pizzarotti, lo vedrete, perché a un certo punto è venuto qui a questa mostra di Canu. Attenzione, questa faceva parte, dice forse, nell'ambito di a tutto volume. Assolutamente no, io sono andato perché era la mostra di un artista che ho considerato molto valido e che mi teneva in dubbio, perché io dico, se sei un uomo del sud, perché non usi i colori del sud? Io, scusate, mi sono rotto le scatole di vedere azioni, promozioni in bianco e nero. Guarda, il maestro è meraviglioso, ma basta, perché oggi siamo nel colore, e se dobbiamo parlare di azioni di promozione ci vuole il colore. Poi se vuoi fare cultura magari fai la mostra, ma le azioni ci vuole il colore. E la domanda che ho fatto a Pedro Canu: perché non usi quel colore, quello che noi sappiamo che è tipico del sud, il giallo, il rosso, il verde? Beh, lui risponde, dice, io ho un'idea del sud diverso. Sentiamo Pedro Canu che ci parla del suo sud. Il sud c'ha qualcosa di particolare, e qualunque posto vai, se non hai conosciuto il sud, non hai conosciuto il paese dove stai visitando. Il sud della Spagna, dove sono nato a Murcia, che è proprio l'equivalente qui della Lucania praticamente, e poi sono venuto moltissime volte all'Italia del sud, tanto a quella lucana di Matera come a quella siciliana di Ragusa. Per ragioni varie sono apparso da queste parti e piano piano sono rimasto stregato. Devo dire che una cosa, perché sono come se non fossimo in casa. Per me, quando vengo qua, mi sembra che gli odori, la luce, i colori sono quelli di casa mia. Per quello ho una relazione con questi luoghi molto molto intensi. Io vorrei che per Ragusa cadesse un po' quello che è accaduto per Matera, perché in fondo Matera adesso è diventata una città conosciuta nel mondo intero, per cui avranno problemi di poter controllare la quantità di turismo che sta arrivando adesso a Matera. È proprio il problema di quando le cose diventano proprio molto importanti. E poi, tra l'altro, Matera ha una cosa più delicata, è che è molto fragile. Ragusa ha una potenza come città, infatti questa città dove i palazzi barocchi, forse non c'è posto al mondo dove c'è questa quantità di barocco ancora in piedi e con una imponenza e con una potenza fuori delle norme. E la città penso che avrebbe la capacità di essere un po' più visitata, amata e riconosciuta, perché lo merita veramente. Senti, chiudiamo parlando un attimo della tua pittura, della tua arte. Ecco, ma i colori non sono i colori del sud, forti, rosso, giallo. Fai un po' di colore un po' più... Ma mi dispiace tenerla a contraddire, perché in fondo il colore, quelli che mi sta dicendo lei, sono degli stereotipi. Gli stereotipi questi di che una cosa deve essere gialla o rossa o verde. A volte il giallo può essere un ocra molto tenero, o un arancione pallido, o un arancione molto intenso. Il rosso può essere anche un colore cardeno, o può essere un colore che si sfuma in una terracotta. E poi il verde può essere di un verde marcio o un verde tenerissimo. E io quello che tento di fare del sud è non creare un stereotipo, sino dare realtà alle cose, magari vederle una specie di luce, che forse è quello che io
a volte sono incerte o sono talmente rapide che passano in un momento solo, però che accadono, ve lo confesso, e raccontarle in questa maniera, dove questa virulenza proprio che ha il Sud, magari inventato per persone che l'hanno inventato così, se faccio una riflessione che il Sud sì che ha quei colori, ma ne ha molti più altri, meno contrastati, più leggeri, più amabili e più belli. Perfetto, avete sentito questo artista molto conosciuto, anche le sue opere sono apprezzate e quotate, diciamo le cose come stanno. Allora Pizzarotti era lì alla manifestazione, è stato sequestrato dal sindaco, che a quanto pare ha anche una specie di timore reverenziale, perché dice ci insegnerà tante cose. A me credo che Pizzarotti non possa insegnare nulla, e avevo chiesto di averlo qua in studio proprio per poter, non a me Mario Papa che non c'entro niente, io dico a me come città, credo che Pizzarotti non ci possa insegnare nulla, perché vedete, lui è arrivato insegnato, il Teatro Reggio di Parma mica l'ha fatto lui, ce l'hanno, no? Il Parmigiano mica l'ha fatto lui, la città, una delle città più ricche d'Italia, mica l'ha fatto lui, lui si è trovata una città regalata al Movimento 5 Stelle, si è reso conto che il Movimento 5 Stelle era un dramma e ha fatto un movimento al quale devo dire, credo, mi fa anche, io l'ho apprezzato questo movimento di Pizzarotti che si chiama Italia in Comune, no? Che sta a dire che oggi i comuni sono il baluardo, va bene? Però i baluardi che hanno già le mura fatte è una bella cosa, il problema sono quando i baluardi si devono fare le mura, quindi nelle città piccole e difficili bisogna fare i muri. E noi però abbiamo una fortuna, come ha detto Pedro Canu, che abbiamo l'oro ma non lo sappiamo utilizzare, questo è il grande problema, perché ci manca quella che è la parola strategia è buttata tante volte, la usano tutti, poi ormai è come sinergia, strategia, ci piace come parola, ma se non c'è, se non si individua il motivo per cui noi possiamo vendere noi, non funziona. Intanto purtroppo c'è la notizia che a livello nazionale questo è il primo anno che c'è un calo delle presenze del 5%, state attenti perché questo calo sarà vertiginoso, perché appena si comincerà a respirare aria di sud più ancora sud, pensate appunto alla Tunisia, al Marocco, all'Egitto, quando ci sarà un po' più tranquillità, se ne andranno tutti, perché contano i soldi e le strutture, noi i soldi il prezzo, noi siamo costosissimi, le nostre strutture fanno ridere in confronto a quello che c'è su una costa come questa, quella della Tunisia o cose del genere, quindi siamo zero, ma se non ci svegliamo su questo, cosa dobbiamo fare? L'unico problema è questo, i funzionari dell'ARPA, oggi la prefettura ha parlato con Pippo Dumino, che era quello dell'associazione, no? Noi vogliamo che tutti siano tranquilli, e la prefettura ha già fatto un vertice, no? Affinché per un ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche e delle attività di intrattenimento musicale in vista della prossima stagione estiva. Quindi c'è questa preoccupazione, no? Di svolgimento ordinato, io sono d'accordo. Perché chi guarda di più, chi ce l'ha qua sul fiato, sul collo per la prefettura, è più dal cittadino, come si dice, quello bello tranquillo, che vuole stare col massimo della calma, non vuole rotture di scatole. Ma per cambiare bisogna cambiare davvero, bisogna avere una testa nuova per cambiare. Per dirne una, oggi c'è stato un incontro, ma ce lo faremo spiegare, c'è stato un incontro, un tentativo di individuare un nuovo modo di vedere alcuni spazi, che sono per esempio quelli dello scalo merci, sono gli architetti della Fondazione degli Architetti, speriamo domani di averli in studio per farcelo spiegare. Qualche anno fa
io mi ero battuto affinché nella via Natalelli, dove c'è il City, e domani si andrà a discutere proprio al City di questa nuova visione di Ragusa, ora ci hanno messo i sedie. C'era la manifestazione, ci hanno messo le sedie. 5 anni fa, 7, 8 anni fa, avevamo detto facciamo un auditorium. C'era anche un progetto con un auditorium che sarebbe stato già naturale e funzionante. Allora non fu possibile perché l'auditorium non entra nella testa della gente, non entra. Ora ci vanno a mettere i segni. Ve lo pensate un auditorium fatto invece di questo zig zag di cemento? Bastava fare una ventina di gradoni a forma appunto ovale con giù un palcoscenico dove con 400-300 persone sarebbe stato un luogo straordinario per questa città. Ma ancora saremmo in tempo perché lo spazio c'è, ci sono i gradoni, si potrebbe trovare un sistema e avremmo un auditorium. Io dico che non tutti vanno a Marina, anzi se posso organizzerò qualcosa per quelli che restano a Ragusa, perché io resto a Ragusa, no? Voglio qualche cosa, va bene, dai, di questo ne parleremo domani. Allora, uno spazietto interessante è quello che abbiamo realizzato oggi con i ragazzi che provengono da altre nazioni, proprio da altri mondi, che hanno imparato a lavorare qui. Siamo andati al centro polivalente, ecco cosa ne è venuto fuori. Sì, abbiamo voluto intitolare proprio questo progetto a che giochiamo perché in merito alle regole, perché se le mie regole e le regole degli altri sono uguali, il gioco è alla pari, ma se le regole cambiano continuamente il gioco non è più alla pari. Un altro concetto sul quale abbiamo voluto impiantare il nostro lavoro è stato quello dello scarto, scarti che abbiamo recuperato in giro e purtroppo quello che oggi molti considerano scarti come persone praticamente e da cui invece noi abbiamo ricavato una ricchezza eccezionale. Noi abbiamo reso in questo caso con l'aiuto della prefettura, con l'aiuto di tutte le aziende che hanno collaborato, visibili gli invisibili. Abbiamo visualizzato quello che succede nel Mediterraneo, significa a pochi passi da noi. Gli elaborati sono stati messi anche su rete, dopo la mostra che abbiamo fatto che ha riscosso un notevole successo, è stato messo anche in rete un book per tutti i circoli di Legambiente, che sono circa 1000 in tutta Italia. Non solo questo, tengo a dire che non abbiamo fatto solamente manufatti semplici, pratici, ma da questi ragazzi sono venuti fuori delle vere e proprie opere d'arte, tant'è che alcune di queste sono qui nel parco, nel giardino del centro polifunzionale. Questo progetto è partito dalla prefettura, Legambiente è coordinatore e organizzatore. Continuerà l'anno prossimo, abbiamo creato anche un piccolo catalogo da far girare per tutti i circoli di Legambiente nazionale con un'offerta minima perché queste opere d'arte possono essere riprodotte e vendute, il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature e perché questo progetto continui anche l'anno venturo. A che gioco giochiamo? Un laboratorio di falegnameria a cui hanno fatto parte varie cooperative che operano nel Ragusano e che abbiamo coordinato con tantissimo piacere. Si sono messe in campo delle forze straordinarie che hanno fatto sì che si formasse una bellissima famiglia. E a che gioco giochiamo è innanzitutto un modo per stare insieme, per lavorare insieme sia i ragazzi ospiti immigrati richiedenti asilo che vari attori della nostra comunità. E Legambiente è molto sensibile alle tematiche
problematiche ambientali relative anche all'immigrazione, perché molti di questi ragazzi dobbiamo ricordare che sono qui perché stanno fuggendo da carestie e da situazioni ambientali molto difficili. E quindi siamo orgogliosi del risultato che ne è venuto fuori, perché i ragazzi sono partiti dalla realizzazione di piccoli oggetti di utilità e sono arrivati anche a creare delle opere d'arte bellissime. Complimenti ai volontari. E a proposito di volontariato, continuiamo su questa linea con un servizio che ci porta Gianni Papa. È andato a vedere questa presentazione di libri all'AIL, dove appunto ci sono tanti volontari. Grazie amici per la cortese attenzione, seguite l'ultimo servizio, noi ci vediamo con le prossime edizioni, ciao a tutti. Questa è Teleiblea. Io non lo so se l'ambiente si può intonare, però credo che il mondo del volontariato e una chiesa, ho scoperto che è ancora consacrata, pensavo fosse sconsacrata, comunque, credo che possano essere vicini, ma non perché c'è il discorso religione e dono, perché il volontariato è una religione, secondo me. Sì, il volontariato è il senso del dono. Poi vi spiego chi è questa signora. Lo possiamo sintetizzare così. Il volontariato è il senso del dono, cioè il volontario dà ciò che ha di più prezioso, che è il proprio tempo, le proprie energie, la propria professionalità. Fermo. Allora, questa persona con cui avete appena iniziato a parlare è l'autrice del libro, poi Davide ce lo fa vedere, che viene presentato stasera. E questo discorso del dono è l'esempio di come il dono non possa essere fine a se stesso, solo quello, ma deve, e non è una bestemmia, essere razionalizzato, perché solo in questo modo il dono ottiene la seconda parte, quella più importante, come nel caso di un dono come per l'AIL, cioè di essere utile alle persone alle quali si rivolge. Perché tu puoi fare una gran bella cosa se poi non riesci ad ottenere quello che tu hai, è meno importante. In questo libro la collega ha raccontato i 25 anni dell'AIL Palermo, che è un grande vanto. Ora, hai raccontato come si può partire, se si è convinti di quello che si fa, non da zero ma da sotto zero, per arrivare lontano. La domanda banalissima è: arrivare lontano vuol dire essere arrivati o essere sempre per strada? No, assolutamente essere sempre per strada. I 25 anni sono una tappa, è un momento di bilancio però di ciò che è stato possibile fare per la città di Palermo. Il titolo del libro è La scelta volontaria, la storia di AIL Palermo, un modello di impegno civile. Questo sottotitolo è prezioso, perché vuol dire che il vero senso di ciò che questa associazione ha portato avanti è quello di incidere profondamente nella civiltà della città di Palermo. Entrare forse un po' nel DNA. Entrare sì, ed essere in qualche modo alleata delle istituzioni che funzionano, ma spina del fianco delle istituzioni che fanno orecchie da mercante. Vero. Nell'interesse dei malati, che sono una frangia debole della popolazione. Allora, nel tuo libro c'è una frase: se il punto centrale è il malato. Stop. Assolutamente. E tutto il resto è tutta una cosa che viene. Tutto un corollario. Se io fossi ancora a Teribiella, come ero 45 anni fa, e non ci fossero i 45 anni di Teleblea, farei la domanda tipica cretina che si viene fatto quando si fa una cosa in Sicilia. Ma a Palermo con me le solite fesserie. E siccome penso stupidaggine, devo dire che Palermo ancora una volta dimostra, come tutta la Sicilia e il sud in generale, che quando le cose si vogliono fare, si possono fare. Il punto fondamentale è se si vogliono. Mi sembra che voi avete vinto finora, diciamo che siamo nel secondo tempo e siamo in vantaggio. Avete vinto perché volevate vincere. Sì, AIL è una realtà nazionale che quest'anno compie 50 anni. Quindi una realtà... Mandelli l'abbiamo avuto, esatto, spesso. E quindi è una realtà molto solida. La forza di AIL, a mio avviso, è sicuramente la forza dei volontari, che sono preparati, formati, ma la forza è anche quella di coinvolgere la cittadinanza con trasparenza. Dunque chiedere fondi, ma far vedere questi fondi, come vengono utilizzati. Quindi la ricaduta sul territorio. Assolutamente, nella ricerca e quindi nelle nuove terapie, a volte sperimentali, e nell'assistenza ai malati e alle loro famiglie. Io penso per esempio al trasporto, certo, per poter ottenere queste cure nel pubblico. Il trasporto è fondamentale. E l'accoglienza delle famiglie, casa, voi pensate, le case e alloggio. Esatto, le case e alloggio, pensate, ne abbiamo due. Una di queste è in un bene confiscato alla mafia. Importante. È stato fondamentale perché, lo sapete dove abitavano, dove dormivano i familiari dei pazienti macchine, che venivano, esatto, che venivano dai paesi, nelle macchine e sulle panchine
cucina dell'ospedale, dunque non era dignitoso. Bene, allora signora autrice, chiudiamo con una domandina. È chiaro che la presenza qui, per poi coincide con 25 anni dell'AIL Palermo, è una dimostrazione di come si sia lavorato bene tutto e che ancora si voglia andare avanti. Ma la convinzione personale dell'autrice qual è? Che sinceramente allora c'è ancora un minimo di speranza per l'essere umano, perché ci stiamo perdendo tra Facebook, fesserie del genere, ma ancora un minimo di speranza ce l'abbiamo. Sì, assolutamente sì, altrimenti neanche ci avremmo provato a scrivere questa storia. Bravi. La speranza c'è ed è però sulle spalle anche dei volontari, cioè di chi sa che dare è più importante che ricevere. E allora, come dicevo, che signore, meditiamo, non meditate, meditiamo perché è importante, grazie. Allora, col dottore Pino Toro abbiamo appena parlato dei 25 anni di Palermo, lui è uno dei colpevoli di questi 25 anni, però è contento di essere colpevole, diciamo, secondo questo è contento, ma è anche il presidente regionale, anche credo un consigliere nazionale. Sì. Io che seguo da molti anni molte associazioni di volontariato come giornalista, ho sempre notato che l'AIL ha una caratteristica che credo che sia fondamentale. La ricaduta diretta sul territorio di quanto viene raccolto e del lavoro che viene. Ma non solo questo, non è solo un fatto economico. No, è proprio come ricaduta. Non è solo un fatto economico, la ricaduta fondamentale è quella delle persone che si donano a livello territoriale. Certo. Molte altre associazioni sono molto, molto presenti in Italia, fanno una raccolta fondi molto importante. Bene, AIL da un lato raccoglie i fondi che poi vengono spesi la maggior parte a livello locale e in parte vanno alla ricerca, però fa anche un'altra cosa, impegna dei volontari nel territorio per aiutare i malati. Ecco, questa è un'esclusiva della nostra associazione, che è la nostra cifra ed è la cosa più importante. Noi abbiamo oltre 20.000 volontari in Italia che presidiano i centri di accoglienza, i reparti, dei hospital, le case e poi due volte l'anno le campagne, ma quello, diciamo, ma la cosa più importante è l'aiuto che noi diamo ai malati, la vicinanza che noi diamo ai malati. Per esempio a Ragusa si aiutano i malati a scegliere il loro reparto, il loro ospedale secondo il tipo di patologia, si aiutano nei viaggi, si cerca di aiutarli psicologicamente, perché questa, la nostra, è una malattia, certo, che colpisce in maniera molto, molto particolare. Allora, Presidente, ultima cosa. Credo che in tutto questo discorso lì ci sia un altro dei punti fondamentali che non siete gli unici, ma che caratterizza sicuramente il vostro modo di agire. È fondamentale che il volontario alla fine poi sia formato per poter essere più utile possibile. Sì, queste persone che abbiamo detto che si occupano dei malati, soprattutto a livello di idea ospita, a livello di reparto, ma anche la sola accoglienza, in AIL non vengono mandati allo sbaraglio. AIL li forma, c'è una scuola, c'è una selezione, perché non tutte le persone, certo, possono essere adatte per avere un colloquio con una persona malata. Per esempio la persona che lo è stata, che ancora è reduce da una tragedia familiare, certo, eccetera, quindi va tutelato. Quindi il volontariato, soprattutto un volontariato che si occupa di sanità, di questo tipo di malattie, deve essere un volontariato maturo, professionale, dove le persone devono fare un ciclo di formazione adeguato. Ed è quello che noi facciamo a Palermo, che si fa in tanti altri posti, e che distingue appunto la nostra associazione. Abbiamo brevemente parlato con l'autrice, brevemente parlato col presidente regionale, nonché al Palermo, brevemente con la, diciamo fra virgolette, padrone di casa, non del posto, perché chiaramente padrone di casa come dell'AIL. Allora, Cettina, signora Cettina Migliorisi, l'AIL abbiamo già detto, l'hanno detto loro, formazione e tutto quanto. Io continuo a dire che è fondamentale il fatto che il cittadino, il signor Rossi, quello che viene e aiuta, porta il suo contributo, compra le stelle, ci sono tanti modi di aiutare, poi alla fine veda che l'associazione, la sua associazione del suo territorio,
prova a farla ricadere direttamente sul territorio. Sì, e infatti io sono orgogliosa di far parte dell'AIL anche per questo motivo, a parte per tutte le motivazioni per cui è nato, perché in effetti quando io vado a cercare un obolo, un contributo qualsiasi, so che poi viene speso per i pazienti, per i bisogni dei pazienti del territorio della provincia di Ragusa tutta. Quindi la gente lo vede direttamente. Certo, perché poi vede che se noi andiamo a regalare delle poltrone per l'infusione delle chemioterapie, è per tutti i coloro che frequentano l'ospedale di Ragusa, che appunto è per tutta la provincia. Qualsiasi, se noi andiamo a fare il trasporto nei centri specialistici più vicini per quelle persone che non possono essere curati qua in loco e quindi debbono andare o a Catania o a Palermo oppure anche a Genova, a Pavia, insomma dove vanno, e lo vedono che questi soldi vengono spesi proprio per questo tipo di trasporti per questi pazienti della provincia di Ragusa. Presidente, ultima cosa, oggi voi festeggiate con una settimana di anticipo il 21 di giugno, che la festa abbiamo avuto occasioni interessanti, eccetera eccetera. Da presidente ormai avete festeggiato voi in Ragusa i 10 anni e continua, ormai sono 11 o 12. Ne sono 12 già 12, fatti, no? Già compiuti. C'è ancora, rimane il grande sogno del reparto, l'ematologia, sì, dottor. Sì. Ora è un momento non particolarmente facile, però con quello che c'è cercate di lavorare. Avete dato le poltrone, come vede la situazione? Cioè, che vantaggi ha portato, diciamo, una specie di superambulatorio che c'è a questo punto? Ha portato un vantaggio perché ci sono tantissime persone, tantissimi pazienti, purtroppo tanti pazienti, che però non debbono andare a Catania, il posto più vicino, per farsi le cure, la chemioterapia. Anche da fuori provincia? Sì. E arrivano anche da fuori provincia, perché chi è in una provincia intermedia tra Ragusa, a distanza che può essere uguale tra Ragusa e Palermo, ma tante volte preferisce Ragusa, non perché sia migliore, perché Palermo è ottima, no? Ma solo perché, essendo un ospedale più piccolo, magari è più facile ambientarsi, è più facile. E poi bisogna dire che anche i medici di Ragusa e tutto il personale sono delle persone fantastiche, veramente si prendono cura del paziente. Allora Presidente, vi possiamo dire soltanto grazie e continuate su questa strada. Grazie, grazie a voi. Un altro dei padroni di casa, diciamo, questa è una casa che c'ha più padroni, lui è il padrone di casa nel senso di come potrei dire colui che si occupa un po' di tutto il mondo della sanità locale, dottore Ricò. Mi sembra che lei possa essere contento, come ha detto, i lavori e come cittadino, di vedere associazioni come l'AIL che possono veramente rappresentare un momento importante di questa sanità affidata alle persone che vogliono fare. Ma l'ho sempre detto che in realtà Ragusa si contraddistingue per questa caratteristica partecipazione da parte della cittadinanza, cioè la sanità, il resto non è mia, no, la sanità è di tutti, e le associazioni di volontariato in questo territorio denotano la qualità del culturale, e infatti poi sono presenti in occasioni come questa. E così so che lei, tra l'altro, spesso le consulta, parla con loro perché si rende conto che sono un bene aggiunto, senza dubbio. Ma certamente, io parlo con loro, parlo con i sindacati, cerco di parlare il più possibile con tutti coloro che poi sono in prima linea, perché altrimenti se non sapessi cosa fanno, cosa succede, come potrei amministrarli, per cui cerco di informarmi sempre. Dottore, mi permette, sembra elementare ma non lo è il suo discorso, dovrebbe essere così, non è sempre così. È un suo merito che bisogna riconoscere. Ma io credo che siano un po' tutti i direttori generali che devono fare questa cosa, magari qualcuno decide di non farlo, ma insomma sono. Però è fondamentale. Penso che ci siano tante persone che per fare questo mestiere o sai quello che fanno le persone che collaborano con te, oppure non hai molte chance di andare avanti. Del resto il nostro lavoro è una cosa, anche questa che dico sempre, è quella di mettere nelle condizioni le persone di lavorare al meglio. Ragion per cui se non sappiamo cosa fanno non possiamo aiutarli.
Questa è Teleiblea. Questa è Teleiblea. Arrivata la bella stagione, continuiamo a parlare di fiori. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo e a loro dedichiamo questo consueto appuntamento che oggi è dedicato alla fioricoltura. Un settore che, pensate, in Italia rappresenta una fetta di mercato simile a quella del vino. Dunque andiamo a parlare di fiori, ma non per uso ornamentale. Parleremo bensì di uso edibile. Risale a migliaia di anni fa l'uso dei fiori in cucina. Molte civiltà nella storia e ancora oggi hanno usato e continuano ad usare nelle loro ricette tradizionali il fiore. Dare un tocco floreale nei nostri piatti può essere una buona idea per dare bellezza, ma anche sapore e fantasia alle nostre preparazioni culinarie. Per raccontarvi questa bellissima ma gustosissima storia, ci siamo recati nella regione che meglio rappresenta questo tipo di coltura, la Liguria. Con noi un produttore floricolo che da alcuni anni si è dedicato alla coltura dei fiori eduli. Marco, dove ci troviamo oggi? Qua siamo in Liguria, più precisamente ad Albenga, e siamo nella nostra azienda, che è un'azienda certificata bio dal 2000. La coltivazione principale sono piante in vaso di erbe aromatiche. Qualche anno fa abbiamo iniziato a fare le piante di fiori eduli, sempre in vaso, ed ora ci stiamo accingendo a uscire col prodotto, il fiore pronto da mangiare, il petalo. I fiori sono dal tagete alla begonia, il geranio, la portulaca, la petunia e tanti altri.